Buongiorno a tutti e buon 21 settembre 2021, un buongiorno particolare al coordinatore comunale Fratelli d'Italia, Città di Terni, Marco Celestino Cecconi. Buongiorno Marco e buon martedì. Ciao Paolo, buongiorno a te e a tutti coloro che ci seguono. Vedo che ci sono anche volti nuovi anche nella giornata di ieri che approfittano della nostra rassegna stampa per tenersi aggiornati e spulciare ed espungere, come si dice, dal panorama dell'informazione le notizie più, come dire, interessanti che noi proponiamo. C'è un primo visitatore, o meglio, uno di quelli che si è collegato adesso, Paolo Fabbri. Lo saluto, buona giornata Paolo, come va? Tra questi, diciamo, ci sono anche quelli, tra quelli che ci ascoltano, ci sono anche alcuni, come dire, dai capelli bianchi e mettiamo subito le due immagini relative a due grandi campioni mai dimenticati e che mai dovrebbero essere dimenticati. Noi li ricordiamo, non so se coloro che, come dire, dovrebbero farlo un po' da statuto, parliamo anche di istituzioni locali, parliamo per esempio dell'Automobile Club che da questo punto di vista, a parte la questione automobili, dovrebbe farsi carico anche di queste cose. Io lo dico da consigliere di minoranza, mi ritengo tale insieme al collega Mascio rispetto alla presidenza che da questo punto di vista non ci batte mai alcun colpo. Tant'è che nella rapida successione di un paio di giorni, il 20 settembre e il 21 settembre, si sono compiute due date, che una parla di un evento fortunato per la città, quindi il 20 settembre nacque Libero Liberati, era il 1926, oggi avrebbe la bellezza di 95 anni, perché no? Salutiamo anche Stefano Monaldi che ci sta seguendo, un altro amico. Dicevamo, Libero Liberati nasce il 20 settembre del 1926, il 21 settembre, cioè un giorno dopo, nel 1975, quindi alcuni anni dopo, Paolo Pileri vince il campionato del mondo con la 125, con la Morbidelli 125. Un binomio che, ecco, quell'alloro che cinge l'immagine di Paolo Pileri, lo stesso alloro che cinge e cingerà negli anni successivi, parliamo degli anni 50, non ricordo esattamente la data in cui Libero Liberati vinse anche lui un campionato mondiale. Bene, dico, questi due campioni sono la punta dell'iceberg, e che punta, di un iceberg enorme che è in parte emerso, ma che prevalentemente è in immersione, relativamente, parlando di immersione, alle sue potenzialità. Come è in immersione la valorizzazione di quello che Nuvolari, un nome epico, chiamava fratellino. Relativamente, appunto, usava questo diminutivo per il nostro Mario Umberto Borzacchini, nonché nel nome originale Bakonin. Questo è il nome che gli venne attribuito, in quegli anni in cui determinati nomi venivano digeriti un po' poco. Ora, abbiamo parlato di questi, potremmo parlare di molti altri, perché questi fanno parte della storia passata. Poi c'è un passato prossimo, c'è un presente, e non ci dimenticheremo mai di ricordare una lunga sequela, scusandomi peraltro con tutti coloro che dovessi dimenticare, di campioni che in tempi recenti, in tempi attuali, tengono, hanno tenuto e sono certo terranno a vario titolo e livello alto il nome della nostra città. Parliamo dall'ultimo, tornando indietro, Danilo Petrucci. C'è qualcuno che osa per caso non ricordare Danilo Petrucci? Ricordare, nel senso, oggi Danilo Petrucci si sta spostando con il caravanserraglio, diciamo così, di tutta la MotoGP in un altro circuito per essere pronto anche lì all'ennesima partenza dell'ennesimo Gran Premio. Quindi Danilo Petrucci, un altro grande che
corre la MotoGP ed è evidentemente tra i migliori 20 piloti al mondo, circa, più o meno sono 20, che fanno la MotoGP. Chi è lì comunque è un campione. Arriva un pochino più indietro di altri, arriva un pochino più avanti altre volte, ha vinto al Mugello una gara epica negli ultimi anni. Bene, questo è Danilo Petrucci. Perché papà e figlio Fosco e Mirko Gianzanti, figlio, vogliamo ricordarlo? Vogliamo parlarne? Vogliamo parlare di tanti altri che hanno tenuto alto il nome del motociclismo a Terni? Zera, Panuzzi, parliamo di campioni del passato, nel settore fuoristrada, nel settore automobilistico più recentemente c'è anche Pecoraro, un altro ragazzo bravissimo che corre in categorie a ruote di macchina a ruote coperte. Ce ne sono tantissimi. Ieri ne ho parlato di alcuni, magari qualcosa mi era potuto sfuggire. Ho cercato oggi di aggiungere altri nomi, ma a prescindere dai nomi e chi per caso, dico per caso, non in malafede, avessi dimenticato, bene, chiedo scusa anticipatamente, la verità è che comunque ce n'è una grandissima quantità, c'è una grandissima quantità di campioni che nel corso del tempo hanno calcato le scene della nostra città. Solo un secondo perché provo a fare una cosa al volo. Chiedo scusa, le cose al volo non si possono fare, quindi bisogna programmarle un po' meglio. Domani mattina, vi assicuro, farò una ricerca e troverò un testo che mi permetterà di allungare solo l'elenco, quantomeno nominativo, dei nostri campioni. Ricordiamo queste date: 20 settembre nasce Libero Liberati, 21 settembre Paolo Pileri vince il campionato del mondo. Sono delle risorse. L'iceberg è in buona parte immerso, dobbiamo valorizzare queste risorse. La prima notizia, invece, cambiamo completamente genere. La prima notizia riguarda, come al solito, qualcuno potrebbe dire, e ci mancherebbe che non fosse una buona abitudine quella di parlare di cose importanti da parte nostra. I sindacati chiedono la proroga dell'intesa su produzioni organici in considerazione dei tempi previsti per il passaggio di proprietà. Aggiungo giusto. L'accordo del 2014, quello raggiunto con grande fatica all'inizio del mese di dicembre, quell'accordo che parlava di livelli occupazionali di milioni di tonnellate, del milione di tonnellate di acciaio inox prodotto, mi pare giusto. Mettiamo i puntini sulle i per ciò che riguarda il pregresso, ce lo dice anche e ci ricorda questa cosa il Corriere dell'Umbria. Dicono i sindacati, dopodiché andremo a gestire la fase nuova. Quindi qui si parla dell'accordo che fu firmato in precedenza presso il Ministero dello Sviluppo Economico diversi anni fa. Parliamo del 2014, era dicembre. La notizia è, come dire, giunge nel mentre sappiamo è in corso il passaggio di proprietà verso Arvedi. Rigorosamente con la E aperta, la vendita dello stabilimento di Terni all'acciaiere del Nord Arvedi. La seconda notizia che abbiamo selezionato, traendola invece sempre Grazie. in questo caso dal Messaggero, ci viene anche e a seguito da un intervento dell'onorevole Prisco, che salutiamo. Riguardo ad una roba che noi non ci stupiremo mai di descrivere nella sua evidente inefficienza, che è il reddito di cittadinanza. Dice Emanuele Prisco, ok, le verifiche dell'INPS, ma sono 2000 gli stop alle erogazioni del reddito di cittadinanza. 2000 nel breve corso di questa fase dell'anno abbiamo già potuto leggere numeri e dati alla mano che riguardano il fatto che su 12.000 erogazioni circa in Umbria, oltre 3.000 nell'anno scorso sono state tagliate, bloccate,
impedite, visto che non c'erano i titoli, per riscuotere questo cosiddetto reddito di cittadinanza. Con i numeri confermati dal deputato Umbro Emanuele Prisco, che segue la vicenda dalla prima ora, mi complimento con l'INPS e la Guardia di Finanza per l'ottimo lavoro svolto, che sta permettendo all'INPS il rientro di queste risorse percepite indebitamente. Prisco sottolinea la necessità di una collaborazione sempre più stretta tra l'Istituto di Previdenza, eccetera, eccetera, eccetera. Questo dal Messaggero. Ultima notizia della carta stampata invece riguarda il degrado di una delle zone che un tempo è stata il cuore verde della città. Parliamo del parco di Colle Rolletta a Terni Nord. La segnalazione dei lettori del Messaggero: abbiamo paura a portare i nostri nipoti, i giochi sono a pezzi, tutti temiamo che prima o poi un bimbo si faccia male. Una brutta pagina di, come dire, di mancato presidio di una parte importante della città. Non potevamo non metterlo in evidenza, dice una cittadina. Antonietta ha dei bei ricordi legati a questo boschetto. Qui hanno giocato le mie bimbe, ora grandi. Ricordo con tanta nostalgia le feste che facevamo con le serate danzanti. Ecco, qui c'è una testimonianza di una cittadina residente da quelle parti. Marco, però ti vorrei fare una domanda, se mi permetto. Ma perché proprio adesso, quando invece negli anni precedenti, durante altre amministrazioni, il parco era nelle stesse condizioni? Perché il parco era nelle stesse identiche condizioni e medesime. Invece è tutto adesso, quando naturalmente c'è un'amministrazione di colore diverso. Me lo Ma sto chiedendo. è un po' questo modo di far politica da parte di alcune minoranze che in verità su temi che contano, per esempio, sono completamente scomparse. La vicenda è una vicenda che si inquadra nel tentativo da parte di alcune minoranze di restare a galla. Come avrai notato di recente, aree periferiche della città, parliamo per esempio della zona di Battiferro Cecalocco, che è comunque il comune di Terni, anche lì dei comitati che c'erano, non c'erano, si sono costituiti adesso, guarda caso, insomma, anche lì dei soggetti che si sono in qualche modo mobilitati fanno presente che lì c'è una situazione, eccetera, eccetera, eccetera. Chiaramente tutto questo avviene a singhiozzo, come dici tu, prima no, adesso sì, chissà quando si risveglieranno. E a ridosso di quale altra tornata elettorale si risveglieranno questi nostri amici. Sì, è singolare, non c'è dubbio. Devo dire e aggiungere che lo sforzo di chiunque va rivolto chiaramente al centro, ma va rivolto anche alle periferie. Terni Nord è una periferia anomala perché è una città nella città. Questo parco, peraltro, è un parco che io conosco, un parco molto bello, dove per anni ci sono state anche delle feste di partito. Finita la festa. Finita la festa del partito della Rifondazione Comunista, evidentemente Gabbato lo sanno. Era questa la festa che si svolgeva lì. Fino a quel momento nessuno ha avuto nulla da ridire, perché ovviamente, come dicono gli antichi, panem et circenses, pane e giochi, e fino a che c'era il panino con la distribuzione del panino con la porchetta e qualche gioco, è evidente che tutto andava bene a tutti. Adesso che la festa del Partito della Rifondazione Comunista è finito, ed è finita la festa in senso più generale per molti altri, il parco di Colle Rolletta, pur con una serie di evidenti problemi, non va più bene ai cittadini residenti. E già, come dici te, siamo ancora qua, come dice Vasco Rossi. La parte della rassegna stampa della carta stampata è terminata. E adesso c'è quella della carta, o meglio dire, delle pagine online. C'è online la parte legata a Terni Today, eccola qua, e noi prendiamo due notizie in verità, quella delle commissioni toponomastiche e quant'altro, e questa qui, benissimo, acciai speciali Terni, cambio di appalto ILSERF e ottenuto il ritiro della procedura di licenziamento. Ne parlavo ieri con uno dei segretari delle confederazioni che siedono maggiormente ai tavoli, che siedono in quanto invitati prioritari ai tavoli della trattativa che sta in corso anche per la vendita di aste, che hanno svolto insieme a tutte e cinque le organizzazioni sindacali, quindi CGIL, CISL, UIL, inclusa l'UGL e anche la FISMIC,
sono organizzazioni sindacali che hanno, come dire, preteso, ottenendola, il ritiro della procedura di licenziamento collettivo per ciò che riguarda il SERB, in attesa che si compia, come dire, questo momento di nemesi e passaggio che permetta a una cessione al meglio da parte dello stabilimento e B, la preservazione del patrimonio di, anche qui, di buone professionalità delle quali il SERB è stata portatrice. Sappiamo che le aziende si sono in qualche modo, la AST si è avvarrata di un'altra collaborazione per le manutenzioni. Bene, dico, in questo caso la pretesa dei sindacati è quello che ci sia un passaggio non doloroso per come era stato annunciato in termini di posti di lavoro, e quindi hanno preteso, ottenendola, il ritiro della procedura di licenziamento da Terni Today. Altra notizia che troviamo su Terni Today riguarda un po' le nomine, la politica, la parte, definiamola, meno amministrativa e più tecnica del rifacimento dei vertici delle commissioni. A Terni riparte il Consiglio Comunale in presenza, due consiglieri della Lega e Movimento 5 Stelle presidenti per l'assemblea tecnica, Benucci, Cassio, Pirro e Chiassai per la parte della toponomastica. Andiamo a leggere un po' nel particolare. Scelti i nomi dei vertici della prima e della quarta commissione consiliare e anche gli esponenti della commissione toponomastica di Palazzo Spal. Poiché le sorprese a livello politico, se non l'assenza di nomi caldeggiati da Fratelli d'Italia, che comunque ottiene il nome di Pirro, esponente del coordinamento comunale, torna così in presenza il Consiglio Comunale a Terni, anche perché il voto del presidente di commissione da regolamento può essere effettuato solo in presenza. Consiglieri tutti a Palazzo Spada, unica assente Monia Santini di Fratelli d'Italia. Per quanto riguarda la prima commissione, tutto si è svolto secondo quanto emerso nelle scorse settimane. Il ruolo di presidente andava al leghista Cozza, mentre la vicepresidenta, che spetta un esponente dell'opposizione, si era aggiudicata Alessandro Gentiletti di Senso Civico. Per la quarta commissione, quella che si occupa di controllo e garanzia, confermato con il presidente Claudio Forelli del Movimento 5 Stelle, mentre il suo vice sarà ancora una volta un esponente della Lega, ossia il consigliere Mirko Presciuttini, che transita così dalla seconda commissione alla quarta. La partita politicamente più incerta era quella relativa alle scelte dei nomi della commissione toponomastica. Quattro i nomi da leggere in una roster deciso dalla maggioranza: in corsa Anna Maria Bartolucci, nessun voto, Michele Benucci 18, Giuseppe Cassio 16, Maria Rita Ghiassai 11, Elisabetta David 5, Flavio Frontini 2, Maria Cristina Locci 2, 5, Danilo Pirro 11. I quattro che hanno preso più voti e che quindi entreranno in commissione con la presidenza dell'assessore Federico Cini saranno dunque Benucci, Cassio, Ghiassai e Pirro. Alla vigilia convergenza della maggioranza praticamente su tutti i nomi, anche se il PD, anche se Fratelli d'Italia spingeva, oltre che per Pirro, anche per David, per la David, la prima dei non eletti, sette le schede bianche di tutta l'opposizione, che tramite il consigliere Gentiletti ha spiegato di non aver apprezzato il fatto che i nomi per la commissione toponomastica sono stati tutti imposti dalla maggioranza senza un consulto con la minoranza prima della stesura della lista dei papabili. Salutiamo anche Paolo Pacetti che ci sta seguendo. E abbiamo raccontato un po' di politica tecnica, diciamo così, le commissioni ripartono, il lavoro in presenza riparte e quindi speriamo che anche questo sia un segnale. Passando poi a un'altra testata che è Umbria On, questa è un'altra cosa curiosa, ma relativamente calcio nelle parti basse e morso al bodyguard che cerca di calmarla, 28enne denunciata in via Lazio. La donna italiana di origini colombiane ha dato pesantemente in escandescenza. Andiamo a leggere, chissà, era un po', come si dice, bevuta, forse. Vediamo un po' come fosse questa, com'è la situazione. Allora, andiamo a leggere: fine settimana di controlli del territorio disposti dal questore di Terni Bruno Failla, finalizzati alle verifiche del rispetto delle disposizioni contenute nei recenti decreti legge. Anche in questo fine settimana, riferisce la questura in una nota, si è registrato nel centro cittadino un notevole afflusso di giovani fino a tarda notte. Parla delle pattuglie, eccetera, eccetera. Calcio e morso, 28enne scatenata. Nel corso dei controlli, nei quali sono state identificate 38 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, sono scattate tre denunce. La prima, spiega la questura di Terni, nei confronti di una donna di 28 anni, cittadina italiana di origine colombiana,
che è seduto al tavolo di un bar in via Lanzi con un amico dopo aver dato in escandescenza e ha prima dato un calcio all'inguine e poi morso al bicipite, l'ha detto alla sicurezza del locale che l'aveva invitata alla calma. Qui, diciamo, al peggio non c'è mai fine, adesso abbiamo anche questo spettacolo. Poi c'è un'altra lite, Largo Micheli. Le altre due denunce ad opera dei carabinieri sono state nei confronti di una coppia, un 35enne e una 26enne ternani, che al controllo dei militari hanno tentato una breve fuga. La donna è stata trovata in possesso di due grossi coltelli da cucina, una personcina per bene, aggiungo pure, lungo 21 centimetri nascosti negli stivali. Ah, ecco, diciamo anch'io, adesso voglio comprare degli stivali, ci voglio uscire con due coltelli schiaffati dentro, ma cioè io, guarda, è incredibile. Entrambi sono stati denunciati per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e la donna anche per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre nell'ambito degli stessi controlli, per quanto riguarda il territorio orvietano, è stata elevata dalla Polizia di Stato una sanzione per la violazione delle misure anti-Covid. Ma sicuramente questa signora aveva infilato i coltelli negli stivali perché poi doveva andare a tagliare un po' di pane e formaggio, questo è chiaro. No, non poteva fare diversamente. Io, guarda, al peggio non c'è mai fine. Ultima testata che andiamo a consultare, Terni in Rete. Però qui non è una pubblicità, non ci facciamo pubblicità da soli, ma è la tua video intervista, se permetti. La video intervista, Paolo, io parlo come al solito sempre di cose che abbiamo introdotto in apertura, estremamente semplici, chiare, leggibili, concrete. La domanda che rivolge il consigliere Cecconi, che è un consigliere dell'ACI, in questo caso intendo, dice, insieme sostenendo le buone ragioni, e lo fa a nome di entrambi, anche dell'altro consigliere di minoranza, lo chiamo così, è Mascio, non sappiamo noi, in verità c'è un dato sorprendente: da marzo aprile 2021 sono passati ormai sei mesi, noi non abbiamo avuto più l'onore né l'onere né il piacere di essere convocati come consiglieri in un qualunque consiglio di amministrazione atto a decidere e a prendere iniziative. Per esempio, l'avremmo potuto fare per tempo proponendo al presidente, che da questo punto di vista non possiamo non constatare non pervenuto, di proporre al presidente di organizzare, visto che ha inteso nominare una serie di commissioni che potrebbero lavorare anche su questo, tutte persone per bene che noi conosciamo peraltro, quindi si è preso l'onere, nonostante l'avessimo pregato, di condividere queste nomine in funzione degli equilibri propri del consiglio di amministrazione di ACI, scaturiti dalle ultime elezioni, che hanno comportato, grazie alla lista alternativa che noi abbiamo presentato, una affluenza mai vista ad eleggere questo consiglio di amministrazione, salvo che poi l'ago della bilancia, un consigliere di Orvieto, abbia deciso di confermare il vecchio, un giovane che conferma il vecchio, ma comunque questo va bene, dove per vecchio intendo ovviamente come dire, la vecchia presidenza che si era insediata pro tempore solo a seguito del decesso di Mario Bartolini, presidente storico della Mobile Club di Terni. Bene, questa vicenda ormai l'abbiamo lasciata alle spalle e proviamo noi a dare un contributo, abbiamo provato a dare un contributo suggerendo di condividere le nomine delle commissioni per poter operare in equilibrio, per dare un contributo fattivo e per far sì che il Consiglio di Amministrazione non abbia determinato, perché così non è stata, una maggioranza ed una minoranza, ma il Presidente evidentemente non ha aderito a questa nostra serena proposta e ha inteso relegare il sottoscritto e il consigliere Mascio ad un ruolo di minoranza. Come minoranza, a questo punto non possiamo non notare l'immobilismo completo e anche la assoluta mancanza di iniziative tese alla valorizzazione del nostro patrimonio di campioni. Questo è quello che noi abbiamo sottolineato e questo è quello che noi abbiamo detto in questa breve video intervista, della quale ringrazio Adriano Lorenzoni, direttore di Terni in Rete. C'è un'altra notizia, sempre parlando di sport, che noi vogliamo mettere in evidenza, sulla quale ti chiedo, Paolo, un contributo, che riguarda una cosa che è stata molto apprezzata dai nostri tifosi, che tirano un grande sospiro di sollievo, e cioè il pareggio strappato dalla nostra squadra in extremis, che ha salvato come dire, un po' l'onore questo pareggio, visto che ci saremmo avviati alla quarta sconfitta consecutiva.
Ecco, che cosa è successo a Monza Paolo, per sintesi, in modo che così diamo qualche informazione in più a chi per caso non avesse seguito le vicende della Ternana. Guarda, un primo tempo Marco ha giocato, diciamo, in attesa del Monza, che sicuramente a livello, Il Monza di soprattutto Berlusconi, tecnico, Galliani, dico bene? Berlusconi Galliani, il Quindi una duo. squadra lanciatissima verso la promozione in Serie A. Una delle favorite, diciamo, una delle favorite per la promozione della Serie A. Un primo tempo giocato in attesa, un primo tempo duro, difficile. Ricordiamo che il Monza è andato subito in vantaggio, tra l'altro, con un Eurogol, il classico gol della domenica, anche se si giocava di sabato. E però la Ternana non ha mai mollato, ha giocato un secondo tempo molto gagliardo, sempre propenso verso l'attacco e verso l'azione offensiva, e come spesso avviene nel calcio, vuoi o non vuoi, tira di qua, tira di là, e il gol è arrivato all'ultimo tuffo, Sì, perché perché so che è mancavano 30 avvenuto in una secondi. fase proprio di recupero, in zona più che Assolutamente sì. cesaringhi, Sì, però diciamo non ha mai mollato. Una Ternana, ricordiamo, poi questo è un aspetto tecnico-tattico molto interessante, una Ternana camaleontica, perché durante la partita ha cambiato ben tre schemi, e non è da tutti adattarsi una squadra che si adatta a tre schemi differenti a specchio rispetto alla squadra avversaria. E poi ricordiamo che ora c'è il turno infrasettimanale, Marco, una notizia sicuramente importante per tutti i tifosi, un turno infrasettimanale che ci vedrà contro il Parma. Quindi un'altra corazzata dopo il Monza, arriverà il Parma, arriverà Buffon, perché Buffon quest'anno difende i pali della squadra parmigiana e quindi difenderà i pali del Parma. Ci sarà Ternana-Parma turno infrasettimanale. Saremo tutti chi davanti agli schermi, chi allo stadio, perché a mio avviso la Ternana ha imboccato finalmente la strada giusta. Non aveva alcun dubbio. Faccio i miei complimenti al mister Lucarelli, che infonde ottimismo, ma soprattutto infonde e dà quella carica giusta. Una buona squadra, un buon organico, e io sono molto, ma molto fiducioso. Poi, Bene, se mi bene. permetti una Ma certo. battuta, un altro obiettivo è sicuramente quello arri di arrivare davanti ai nostri amati cugini, e lo dico amati con un po' di, diciamo così, con un po' di sorriso, però l'obiettivo è anche quello di Dici arrivare davanti ai cugini. un amati un po' così ironicamente. Ecco, Sarcastico, ho sì. capito. Bene, allora, grazie Paolo e anche come al solito anche su questi temi, dico anche su questi temi perché la capacità di Paolo di approfondire materie e temi ovviamente non si limita alla questione sportiva, anzi va molto oltre, ma sappiamo, così si è sparsa la voce, che la Ternana è il suo pallino fisso insieme al tifo per una squadra di Serie A che non rivelo, ma ce lo dirà lui se intende in questo caso rivelarcelo. Quando sarà, Il Milan, guarda, ecco, diciamo, è quello. un milanista della prima ora, quindi Sì, è un Ibra dipendente, un Coppa Campioni e tutti i trofei vinti dal Milan dipendente, quindi nelle fasi in cui il Milan vinceva, vinceva di brutto, quindi Paolo era sempre in prima linea, anche se era un fanciulletto. vero. Salutiamo anche altre persone che si sono aggiunte a vedere la nostra rassegna stampa. Chi si è collegato solo ora la potrà rivedere perché adesso la condivideremo sia su YouTube che sul abbiamo aperto il canale YouTube di Fratelli d'Italia, Coordinamento Comunale Città di Terni. Quindi chi volesse rivedersela in santa pace e magari non avesse il profilo Facebook può usare il canale YouTube. Chi invece ha già il profilo Facebook può tranquillamente farlo dalla pagina di Coordinamento Comunale Fratelli d'Italia Città di Terni. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito, buona giornata, un saluto in particolare a Paolo e un saluto a tutti gli amici vicini e lontani. È di questi giorni, è di questi giorni. Il ricordo di una cara amica, Paola Campi, ieri ne parlavo con un altro amico comune a me, a Paolo e anche a un gruppo di persone alle quali io tengo particolarmente. Ne parlavamo ieri con serenità, anche se provando il senso di mancanza, sono
succede sempre così, come Nemo profeta in patria, quando si è in vita, non era il caso specifico della nostra amica Paola, in verità, perché anche in vita occupava un grande spazio. Va detto che comunque oggi è passato del tempo, ne sentiamo la mancanza. Saluto in particolare una nuova amica, Sandra Mazzetto, una persona che sta vivendo una fase particolarmente complessa della sua vita, ed è una persona che ha mostrato di essere capace di reagire e di reagire con tutte le forze che ha ancora e che speriamo possa conservare intatte il più a lungo possibile, lottando contro la malattia e lottando contro una serie di avversità che, come dire, ruotano intorno a se stessa e anche un po' alla sua famiglia. Ha due figli insieme al marito, belli, sani, forti, che danno una mano alla famiglia, e quindi questo fa sì che anche lei possa assorbire meglio le avversità che, come dicevo, le stanno capitando. Un saluto appunto in particolare a Sandra Mazzetti. Buona giornata e a risentirci domani. Buona giornata a tutti e grazie Marco, un saluto.